Buongiorno, cuore, buongiorno. Oggi è tutto un altro giorno, vero? Beh, vabbè, che dire, cuore, sono contento, cioè. Non puoi fare altro che rendermi felice quando parli così. Eh no, perché così si assapora molto la tua serenità, la tua tranquillità. Va bene, va bene. Senti, andiamo avanti. E poi, ovviamente, sempre, no, anche per capire se, mo, mi hai messo il dubbio in testa, mi hai messo, del fatto della Bea. Sto sempre a pensare a una cosa, quella cosa che mi hai detto tu. Sono proprio curioso di sapere se effettivamente è come te mi dici. No, mi hai fatto venire l'altro giorno mi hai fatto venire un forte dubbio. Vabbè, tutto può essere, guarda. Vabbè. Comunque per il momento godiamoci il momento, godiamoci tutto ciò che viene. E poi si vedrà, poi si pensa insieme. Al momento la nostra priorità è appunto questa. Devo stare sereni, insomma. Va bene, cuore, senti, come forse oggi si affaccia il dottore, magari chiedi quella situazione, e la pelle si sta riprendendo? Ma penso proprio di sì, insomma. Mo stamattina fammi andare a finire di fare un altro po' di pagamenti. No, ieri non abbiamo fatto niente, poi ieri è stata una giornata abbastanza piatta. Vediamo oggi se va meglio. Va bene, cuore? Beh, che dire? Ti auguro una bella giornata. Oggi il sole è splendente, finalmente. E fai tutte le cose che devi fare, cuore, con tanta serenità. Va bene? Vediamo un po' che succede oggi. Vabbè. No, l'unica cosa, ricordati sempre questo fatto, io te lo ripeto perché so che ti può uscire dalla mente, magari, il fatto di chiedere più che altro. Quando devi fare questa PET, e ovviamente dopo la PET dici, posso uscire finalmente, che c'è il macchinone che sta reggendo, però non so fino a quando, inizia a fare i capricci, e le promesse vanno mantenute, perché ti ho promesso che verrò a prenderti col macchinone, quindi muoviamoci, che siamo secondo me agli sgoccioli. Beh, cuore, buona giornata e ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore, a dopo.